Ma puoi dirlo, puoi parlare? Ma comanda, Fede rifai ciao. Ciao, buona serata. Don Non è vero che non ti Ciao. pensiamo. Ciao. Ferragosto anche da Emanuele. Questa è l'abbazia di Macereto. Purtroppo, a causa ancora del terremoto, è tutta chiusa. Questo era uno degli ingressi e l'ingresso è stato rinforzato con l'arco perché non so se si vede la crepa qui. Qui dal dito. Questa è la crepa. Quindi non è proprio molto stabile. In più dietro c'è tutto l'arco, tutto il porticato, proprio quello non è agibile. E poi c'è la chiesa, che anche quella non è appunto praticabile. Poi sono ancora le macerie. In altre parti è crollato l'intonaco. È bello perché sta in mezzo proprio là, al bosco. Però purtroppo non è più agibile per il momento. Buongiorno, siamo alla diga di Fiastra, questo è Marco. Qui è stata la diga. Vedete che c'è tutto il lago? Oh, dito. Si è perso il suo saluto. Eccoci. Adesso passiamo sotto al tunnel che passa sotto la montagna e ci porta praticamente agli impianti tecnici della diga, quindi la parte dove ci sono l'idronomo e tutti i livelli, diciamo. Vi faccio vedere. Questi sono dove quando l'acqua arriva allo sfioro scende anche prima e va praticamente dall'altro lato della diga per svuotarsi. È da un po' che non la svuota perché dopo che c'è stato il terremoto l'hanno in parte svuotata e quindi è comunque molto bassa come livello il lago rispetto al solito. Di solito arriva praticamente dove è il mio dito, qua sopra. Quindi c'è tutto questo di asciutto adesso.
Ecco il mio maschio esploratore che sta andando sul ponte del vecchio paese. Ora me lo sono perso, dove sei? Non trovi, eccolo qua in mezzo alle frasche. Le fresche frasche, eccolo qua. Qua. Eccolo! Questo è il ponte del vecchio paese. Qui c'era il vecchio paese, però adesso non si vede, cioè sta un po' più giù. Tu verso di qua. Qua arriva il fiume, il fiastrone, ecco dove risale, davanti c'è sci senza maglietta, un cocco, andiamo a prendere il sole, eccolo, io non ci sono andata perché è troppo dissestato per i miei gusti, super maschione, super maschione, dov'è? Ah, vai in esplorazione da un'altra parte. Consigliere per il sole. Quanto si ammazzerà? Ciao, ci vedremo fra un po'. Stiamo mestamente tornando a casa. Tra 10 minuti saremo a casa. Sono finite le vacanze. No, ancora 3 giorni. Dai. Vabbè. Però mica stiamo fuori in vacanza. Vabbè, stiamo a casa, stiamo al mare. Tutti al mare. Tutti al mare per mostrare le chiappe chiare. Domani facciamo un po' di pulizia a casa. Dai, andiamo al mare. Domani facciamo un po' di pulizia a casa. Poi domani pomeriggio si andrà a fare la passeggiata a Castel Romano. Sabato mattina tutto mare. Ecco. Pomeriggio ci riposiamo. Beh, domenica tutto, non si sa domenica perché se ci domani a mattina. Poi vediamo. Mattina mare. Non si sa, tutto è negativo. Perché sennò la povera Olghetta sta da sola. La salsiccia. Anzi la polpettona, la polpettiella. E basta. Quindi siamo tornati alle Marche, i miei tornano probabilmente dopodomani con i cani, attento a questo. Abbiamo i freni che fischiano proprio yeah, così, sono praticamente bollenti saranno. E via. E quindi adesso fra 10 minuti stiamo a casa e mangiamo e smontiamo le valigie. O le facciamo domani mattina? No, domani mattina. Domani mattina. Mettiamo i panni nella pasta. Veniamo al mare e ovviamente c'è la nebbia, ah, la barchetta non si vede più, c'è tutto, non c'è più manco il sole, bene, ovvio, ma viene al mare noi, infatti.